Campioncini, bentornati in questo nuovo episodio della vostra serie di Pokémon Minecraft preferita. Qua è il vostro allenatore di Pokémon incredibile De Mara che vi parla e vi dà il benvenuto in questo nuovo video di Minecraft. Oggi ragazzi pensavo di tornare qui per poter risfidare questa allenatrice, però leggete insieme a me in chat: non posso sfidare questa allenatrice per più di una volta al giorno, il che è un peccato ragazzi. Quindi non posso sperare di riottenere Kyurem all'interno di questo super dungeon di drago. Quindi ragazzi vi interrompo un secondo solo perché il 24 febbraio usciranno i nuovi reversibili versione vita in città 2. Questo è il mio storico reversibile, questa è la mia versione vita in città 2. L'elastico è nuovo, è molto più morbido e abbiamo dall'altro lato il buon Marci, sempre versione vita in città 2. Apriamone un assieme, vediamo cosa troviamo all'interno. Steph versione vita in città 2, questo è con l'armatura. E poi rigirando da questo lato abbiamo invece Steph con in bocca il bambù. Che figata! Li trovate in edicola o in descrizione dal 24 febbraio. E in descrizione trovate il link con il codice sconto DEMARK, avrete il 15% di sconto su tutto quanto l'ordine dei reversibili. Quindi mi raccomando ragazzi, passate dal link in descrizione. Non posso per ora fare questa fusione incredibile tra il Kyurem di Zekrom e il Kyurem di Reshiram. È un gran peccato ragazzi, perché onestamente volevo riprovare a catturare questo bellissimo Pokémon leggendario e riprovare a fare la nostra battaglia che abbiamo fatto 3 contro 3 di Pokémon dello scorso episodio. Vi è piaciuta tantissimo, mi ha fatto un sacco piacere, come vi ha fatto tanto piacere vedere quanto è potente il nostro Mewtwo a livello 84. Mamma mia ragazzi, come sta crescendo la nostra squadra Pokémon. Ma per testare se realmente la nostra squadra Pokémon è cresciuta per davvero, oggi torniamo nelle sfide contro i nostri amici per scoprire quanto sono potenti e per vedere se riusciamo a proseguire all'interno del mondo, perché non dobbiamo solamente sfidare e provare a ottenere tutti quanti i Pokémon leggendari, ma dobbiamo cercare di riuscire a sfidare e vincere ogni piccola battaglia all'interno di questo mondo, il che vuol dire provare a portare a casa tutte quante le palestre all'interno di questo bellissimo mondo della Pixelmon. Il problema è che quando svolazzo con i miei Pokémon leggendari, soprattutto con Mewtwo, è difficilissimo ragazzi, volevo dirvi questa cosa. Però voglio provare a prenderci la mano e muovermi all'interno di questo mondo. Comunque, tecnicamente qua abbiamo la palestra di Xiao che ci sta aspettando. Abbiamo catturato il Rayquaza, che tanto serviva, e anche il Reshiram e lo Zekrom, che però per ora non abbiamo potenziato e migliorato. Ma vorrei provare a vedere se con questa squadra qui che abbiamo in questo momento riusciamo a fare qualcosa in più o in meno rispetto alla scorsa battaglia. Però come prima cosa dobbiamo sicuramente andare a comprare dei nuovi revive, perché senza i revive ragazzi non possiamo andare avanti, soprattutto durante queste battaglie che sono quelle più toste. Eccone qua, ne abbiamo comunque tante di monete perché durante le ultime battaglie ne abbiamo guadagnate tantissime, quindi mi voglio comprare 15 revive per essere super tranquillo, e in questo modo abbiamo con noi a disposizione 17 revive e 12 max potion che potrebbero comunque servirci. Urca! Intanto abbiamo un raid di un Pokémon leggendario che dovrebbe essere Marshadow, da poter essere sfidato. Marshadow potrebbe soffrire i Psystrike del mio Mewtwo, quindi andiamo subito in battaglia e cerchiamo di capire se riusciamo ad abbattere questo Marshadow Dynamax. Ragazzi comunque siamo con dei Pokémon molto interessanti. Abbiamo Wishiwashi che è molto carino, a me è sempre piaciuto come Pokémon, però un po' meno è Solrock al 58. Noi siamo l'unico Pokémon leggendario contro questo Marshadow. Adesso partiamo con un attacco che è stato super efficace, perché le abbiamo tolto ragazzi veramente tanto, le abbiamo tolto il 34% di vita con un solo attacco. Però ragazzi sto notando che gli altri Pokémon sono completamente inutili perché non stanno facendo niente di danno, a meno che ragazzi questo Wishiwashi si muovesse un pochino come ho fatto io. Però andiamo ancora di Psystrike sempre contro il Marshadow. Oh, Wishiwashi Dynamaxato, però è stato completamente abbattuto ragazzi. Calma calma tutti, gli abbiamo tolto comunque il 50% di vita, però ha ancora tanto del suo scudo, quindi dobbiamo continuare a hitarlo. Proviamo a vedere un attimino se riusciamo ad abbatterlo, anche se è molto dura. Ha ancora due tacche di scudo. Solrock è andato, rimaniamo solamente io e il Tro. Però è ritornato il nostro Wishiwashi. Potrebbe essere una battaglia che stiamo potenzialmente portando a casa, ragazzi. Al 20% di vita, ancora uno di scudo. Vi prego, perché sarebbe veramente incredibile poter magari catturare questo Marshadow. Ragazzi, mi ha quasi abbattuto il Mewtwo, Calma, è al 14% di vita. Dovremmo potenzialmente toccarlo al 4% di vita. No! Non ce l'abbiamo fatta ragazzi, di pochissimo, del 5% di vita non siamo riusciti a portare a termine
questa battaglia del Marshadow. Stavo per dire Mewtwo. Fa niente. Cerchiamo di curare tutti quanti i nostri piccoli Pokémon. Almeno andiamo super tranquilli. Soprattutto perché Mewtwo alla fine è stato completamente sconfitto. E potenzialmente, se avesse resistito ancora un pochino, avremmo portato a casa questa battaglia. Dato che comunque Mewtwo si è comportato molto bene, si merita una bella caramella rara. Non solo, perché controlliamo e analizziamo la nostra squadra Pokémon. Chi è di livello più basso? Abbiamo Tyranitar e Charizard, che sono di un livello un pelo più basso dei nostri Pokémon, di un solo livello. Quindi, alziamo il livello del nostro Charizard Shiny e del nostro Tyranitar Shiny. È bello, ragazzi, non ci abbiamo fatto caso, ma abbiamo questi due Pokémon Shiny con noi in squadra che potrebbero essere utili, eh? Chi lo sa, chi lo sa. Andiamo a fare questa battaglia incredibile contro il nostro amico Xiao. Eccola come ci sta guardando, bello pronto per questa sfida. E io non vedo l'ora di provare a vincere. Quindi, con cosa partiamo, ragazzi? Io partirei con il mio Lugia, perché lui sicuro parte con Rayquaza Shiny. Questa cosa qui, ragazzi, non me la dimentico per niente. E vado di Dragon Pulse, perché tanto è una mossa che è super efficace. Però, ragazzi, ricordiamoci che davanti a noi abbiamo comunque un allenatore che ha dei gran Pokémon, eh. Però, tecnicamente, se io vado di Max Potion sul mio Lugia, lui mi fa un po' di danno. Non più di tanto, mi ha tolto comunque 100. Ma io vado di Dragon Pulse e gli faccio ancora tanto danno. E continuando con questo mood, sfruttando le mie Max Potion, posso abbattere il suo Rayquaza, tecnicamente, togliergli... No! Ok, sì! Mamma mia! Avendo visto che era rimasto qua il suo Rayquaza, mi ero spaventato dicendo, cavolo, non l'ho abbattuto del tutto. Ma in realtà lui mette in campo il Garchomp, che è un Pokémon terra drago. Io ricarico ancora la vita del mio Lugia. Mi ha fatto tantissimo danno, ragazzi, non ce la farò ad utilizzare idropompa, vero? Va bene così. Ok, lo accetto. Vado di Kyogre, perché con Surf dovrei fargli tanto danno, ragazzi, a questo Garchomp. Infatti gli abbiamo tolto tantissima vita. Adesso revive sul Lugia, perché tanto lui me lo abbatterà. Esatto, e vado in campo con il mio Lugia e utilizzo, ci spero, con idropompa. No, ragazzi, è molto più dura di quanto mi aspettassi questa battaglia. Ok, lo accetto. In questo momento però io vado del mio bellissimo Rayquaza e lo mega evolvo. Vado di oltraggio, perché tanto lui è un Pokémon di tipo drago e con oltraggio deve fargli tanto danno. Ma mega evolviamo il nostro Rayquaza. Direi che comunque si è mossi bene nella prima parte di battaglia, ma vediamo cosa riusciamo a fare. Lo abbiamo completamente seccato, abbattuto. Lui ha messo in campo Kyurem, fuso con lo Zekrom, e il mio oltraggio, ragazzi, gli ha fatto un sacco di danno, ma mi ha abbattuto il mio Rayquaza perché è super efficace. Ok, calmiamoci tutti quanti per un attimo, ragazzi, perché questo qua in realtà dovrebbe essere la fusione con il Reshiram, quindi il mio Tyranitar dovrebbe soffrirlo per bene, ma io devo andare di un revive sicuramente per ritirare sulla vita del mio Kyogre. E noi con la nostra Turbo Sabbia, no scusatemi, non con la Turbo Sabbia, con la tempesta di sabbia del Tyranitar quando viene messo in campo, dovremmo sfruttare questo momento per ritirare sulla vita di tutti quanti i nostri Pokémon, perché tanto il Kyurem prende danno grazie appunto a questa tempesta di sabbia. Il mio Tyranitar prende poco danno da tutti quanti, quindi io resto tutta quanta la mia squadra ed elimino il suo Kyurem fuso con il Reshiram. La battaglia, ragazzi, sta andando molto bene, perché abbiamo battuto finalmente Kyurem e lui ha messo in campo appunto un altro Reshiram. La cosa è veramente tanto interessante, ragazzi. Ottimo, perché il mio Tyranitar e il mio Rayquaza hanno raggiunto il livello 79 e Lugia al 78 e il Mewtwo all'86. Mamma mia, ragazzi, calma. Ok, adesso vado di Max Potion e devo tirare sulla vita sicuramente di uno dei miei Pokémon. Vado a ritirare sulla vita del mio Kyogre. Tyranitar, ti prego, resisti. Mamma mia, Tyranitar, ragazzi, è un tank incredibile, quindi si merita di essere curato molto bene. E ora giostriamocela bene, ragazzi, perché Reshiram è un Pokémon di tipo drago fuoco e tecnicamente con Stone Edge dovremmo essere molto molto efficaci. Infatti siamo super efficaci. Adesso riproviamo uno Stone Edge, però non ce l'abbiamo fatta. Ok, allora vado di Kyogre, ragazzi. Vado di Kyogre, ma Tyranitar, ragazzi, è stato un Pokémon incredibile. Molto bene. Surf, vediamo quanto danno riusciamo a fare. Lo abbiamo abbattuto. Zekrom, calma, ha messo in campo Zekrom. Xiaolino ha messo in campo Zekrom. Adesso, che mi invento con Zekrom, non è sicuramente il Pokémon più adatto. Quindi io ritiro sulla vita del mio Tyranitar, lui me lo shotterà quasi. A sto punto, calmiamoci tutti quanti, ragazzi. Vado di Max Potion sul mio... No, non so Kyogre! Devo darlo al Tyranitar, la Max Potion. Va bene, perché il Tyranitar in questo momento della battaglia potrebbe essere tanto utile. Quindi, rimettiamolo in campo, dato che lo abbiamo sia revitalizzato e sia l'abbiamo curato al massimo. E vado contro Zekrom. Shiny? Dove cavolo è? Eccolo, è vero! Zekrom
è drago elettro, ragazzi. E non dobbiamo sbagliare, perché con Earthquake dovremmo fargli tantissimo danno. E infatti gli abbiamo fatto un bel po' di danno e siamo super efficaci. In più, ricordiamoci, abbiamo la tempesta di sabbia dal nostro lato della battaglia, quindi potremmo potenzialmente provare a shottarlo e provare a vedere se riusciamo a vincere la battaglia. Ha messo in campo Venusaur. Da dove l'ha partorito Venusaur, ciao ragazzi? Abbiamo liberato qualche altro Pokémon che non ho visto chi, però ricordiamoci che sul nostro Tyranitar, grazie ai vostri consigli, abbiamo Lanciafiamme, che è una mossa che dovrebbe essere molto più efficace di quello che stiamo facendo. Ehi, ok che Venusaur è al 110, però tanto danno e lui non ci sta facendo nulla, perché ragazzi sto utilizzando Takedown che non fa niente al nostro Tyranitar. Però vediamo chi attacca per primo. Ha attaccato lui per primo, ragazzi. Ok, calma, perché adesso abbiamo lui, il nostro Charizard. E se i calcoli non mi ingannano, lui dovrebbe essere il suo ultimo Pokémon. Quindi ragazzi, abbiamo vinto e abbiamo portato a casa e a termine la palestra di Xiao. E infatti lo abbiamo sconfitto, ragazzi. Molto, molto, molto bene. Dovremmo attendere che spawnino i suoi Pokémon all'interno della sua palestrina. Lo sapete, funziona un po' in questo modo, però ci vuole un bel po' prima che arrivino. A meno che siano nascosti da qualche parte qua in giro, ma non mi sembra. C'è un Metagross leggendario però. Potremmo provare a fare questa battaglia mentre aspettiamo. Mega vogliamo una Charizard, andiamo di Flare Blitz, perché dovrebbe essere super efficace con i mossa, dato che Metagross è acciaio. Però non so se da Mega Evoluto è sempre acciaio Metagross. Scusatemi, voglio andare a vedere assieme a voi. È acciaio psico? Vabbè, però mi ha shottato il mio Charizard. Ok, andiamo di Mewtwo, perché vediamo se abbiamo qualche mossa tipo buio o spettro. No, perché ho fatto Psystrike, ho sbagliato. Sono sbagliato tante mosse. Non ho niente di spettro buio sul mio Mewtwo. Male, ragazzi, non va bene come cosa. Revive sul Charizard, almeno andiamo più tranquilli. Mettiamo in campo il mio Lugia e andiamo di Max Potion sul mio Charizard. Però mi sa che la mia squadra, che già è abbattuta dopo tutta quanta la battaglia che ho fatto contro la palestra di Xiao, è dura che io riesca a portare a casa questa sfida, eh. No, mi sta shottando tutti, ragazzi, è impossibile. Non è dura, è proprio impossibile. Ok, va bene, va bene. Mi faccio gli affari miei. Niente, ragazzi, attendiamo che spawnino i Pokémon di Xiao in questa zona. Io direi che ci possiamo fermare qua. Noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un mi piace e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ciao!